Ciao, bentornato o bentornata. Gli obiettivi del corso, come già saprai, sono farti comprendere l'importanza della presenza online, aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e fornirti spunti e strumenti di lavoro. Gli argomenti di oggi sono i social, uno strumento di marketing, e qualche tips generico. Ti fornirò quindi qualche consiglio pratico per migliorare la tua presenza online. Ma prima di iniziare, una piccola premessa. I social sono diventati uno dei touch point primari del customer journey perché consentono, attraverso la presenza costante, di coinvolgere in modo attivo l'utente. Apro una parentesi: con customer journey intendiamo il processo d'acquisto del cliente da quando sente un bisogno al momento in cui lo soddisfa effettuando un acquisto. L'obiettivo che ci prefiggiamo utilizzando i social come uno strumento di marketing è quello di comunicare al meglio in modo da creare una reputazione solida e rimanere impressi nella loro mente. Per questo è fondamentale presidiare le tue pagine social e costruire un rapporto con la tua community attraverso commenti che portino valore, che siano utili o che facciano sentire importanti i membri della stessa. Ad esempio, come puoi notare, Prime Video It cerca sempre di rispondere in modo confidenziale e ingaggiante, senza limitarsi a risposte fredde o distaccate. È essenziale creare una connessione e ad avvicinarsi alla propria community. Finita questa doverosa premessa, passiamo direttamente ai fatti. Risponderemo innanzitutto ad una delle domande più gettonate: quando pubblicare? Non ci sono degli orari prestabiliti. Le fasce orarie migliori per pubblicare corrispondono al tempo libero del tuo target di riferimento. Per quanto riguarda il numero dei post, consigliamo di pubblicare almeno un post a settimana per mantenere viva l'attenzione e l'interazione del pubblico. Per quanto riguarda la pianificazione dei contenuti, un ottimo metodo per essere costanti con le pubblicazioni e non perdere la motivazione è quello di creare un piano editoriale settimanale o mensile di contenuti da pubblicare, così da risparmiare tempo e distribuirli in modo logico e coerente. Ovviamente i progressi e le performance dei post sono da tenere monitorati, in modo da capire quali sono i contenuti che attirano più l'attenzione dell'utente e continuare su questa direzione.